parleremo di enzimi della digestione, no? Ce ne sono tanti, ce ne sono che servono ad aiutarti a digerire i carboidrati, ad aiutarti a digerire i grassi, ad aiutarci a digerire le proteine e così via, ce ne sono veramente tanti, ok? Noi abbiamo all'interno del nostro corpo migliaia di enzimi che vengono tutti i giorni prodotti per far funzionare il corpo. La parte degli enzimi digestivi è solo una piccola parte di tutti gli enzimi. Se non sapete che cos'è questo capolavoro, è un riquadro molto importante, uno schema molto importante che è stato finito di studiare e tracciare nel 2007 ed è la mappa più o meno completa del metabolismo. Cioè qui dentro ogni pallino è una sostanza chimica come quelle che dicevamo prima, tipo A, B, C, D. E ce ne sono più di 5.000 all'interno del corpo e ogni sostanza si trasforma in un'altra con queste righette qua, queste lineette sono reazioni biochimiche. Quindi cosa succede? Adesso provo a fare un ingrandimento, vedete questo è il ciclo di produzione più importante dell'energia all'interno del corpo. Questi sono i metaboliti, le sostanze A, B, C, D, vedete che razza di nomi hanno? Hanno nomi che prendono tre righe a volte. E per ciascuna di queste qua ci vuole un enzima. Ciascuna di queste reazioni qua, che sono in catena, a cascata, richiede un enzima differente. Ci vuole un enzima che per essere costruito, questo enzima, ci vuole della vitamina, ci vogliono tot minerali, ci vogliono degli aminoacidi e tutte queste robe qua. Quindi gli enzimi ce ne vogliono tanti. Stasera non parliamo di tutti gli enzimi, ci concentriamo su cos'è che può andare storto a livello di digestione, perché questa è una cosa molto diffusa. Quindi noi dobbiamo occuparci di questi enzimi che servono per la digestione. Per esempio, partiamo dall'alto, quando tu mangi qualcosa, già subito la saliva contiene un enzima che si chiama lisozima. Questo enzima però non è digestivo, serve per disinfettare, è un disinfettante. Gli metti sopra un po' di bialcol, no, c'è lisozima dentro la tua saliva che comincia ad ammazzare un po' di batteri che se no se vanno dentro potrebbero far dei danni. Sempre nella saliva abbiamo la amilasi. Ami sta per amido, asi sta per enzima, quindi sarebbe l'enzima che serve a digerire gli amidi, quindi i carboidrati come la pasta, il pane, la frutta, queste cose qua. Gli amidi si inizia a digerirli già dalla bocca, capito? Più giù troviamo che vengono prodotti enzimi che si chiamano proteasi, indovina un po' a cosa serve la proteasi, serve a digerire le proteine. Lipase sta per lipidi, quindi serve per iniziare la digestione dei grassi. Lattasi, sulla lattasi spendo due parole perché serve per digerire il lattosio e trasformarlo poi in altri zuccheri digeribili come il galattosio. E la lattasi è un enzima che viene prodotto in tutti gli esseri umani neonati. Però a circa la metà degli adulti poi la produzione di lattasi non c'è più. Quando sono adulti, dopo una certa età, smette il corpo di produrre la lattasi, giusto? E allora com'è che si chiama quello di cui soffri? Si chiama intolleranza al lattosio, perché non hai più l'enzima. Più o meno il 50% delle persone a livello occidentale, perlomeno, non hanno più la lattasi sopra una certa età. In Oriente ancora di più, sono ancora più intolleranti. Infatti non è neanche nella loro tradizione usare il latte, insomma, non... Tradizionalmente loro usano altre robe, si ammazzano di riso, che è tutto amido anche quello, glicemia manetta. Uno, si ammazzano di riso. Due, come se non bastasse, hanno cominciato a importare le cattive abitudini dell'Occidente, quindi fast food, dolci, snack. Almeno avevano un sacco di pregi nella loro alimentazione insieme a qualche difetto, quindi adesso hanno preso il peggio di tutte e due le parti. Accidenti, è veramente una sfortuna. Infatti ci sono problemi di salute anche là. Quindi la lattasi è quell'enzima che converte il lattosio in galattosio. Il galattosio è un tipo di zucchero che può essere digerito più facilmente poi da altri enzimi. Se vi ricordate le galatine, erano quelle caramelline quadrate che ci davano, non so voi, io ho 54 anni, quindi quando ero piccolino c'erano le galatine. Sì. Ci sono ancora adesso. Sì, vero.
praticamente quelle sono fatte di galattosio, invece che di lattosio, sono galattosio puro, e quello è il sapore del galattosio, insomma, molto simile, più digeribile del lattosio. Poi ci sono altri enzimi come la papaina, la bromelina, ce ne sono veramente tanti che aiutano la digestione e si trovano nell'ananas, per esempio. C'è qualcosa di vero in quelli che dicono che l'ananas aiuta a digerire, c'è dentro la bromelina, se non sbaglio, e quindi insomma hai un aiuto alla digestione. Ah, in generale, ragazzi, molti vegetali, la verdura cruda, queste cose qua, contengono degli enzimi digestivi che aiutano a digerire, quindi molto spesso le persone si trovano bene a mangiare carne con tanta verdura cruda. Perché? Perché quella contribuisce a dare loro anche degli enzimi. Quindi c'è un connubio positivo tra carne, per esempio, e verdure non cucinate, perché cucinate gran parte degli enzimi vanno via, insomma.